carissimo. Buongiorno. Buongiorno caro. Dimmi pure. Un aneddoto sul pollo. Un aneddoto sul pollo. Anche la regina Margherita mangia il pollo con le dita. Cose da pazzi. Grazie caro. Prego. Anche la regina Margherita mangia il pollo con le dita. Perché no? Prepariamoci questo pollo. E voilà! Prima di friggerlo, questo bel polletto, lo abbiamo messo in questa sorta di marinatura, fatto con un po' di limone, scorzetta di limone, un goccetto di vino, un goccino d'olio, il sale, il pepe. Insomma, lui si è marinato, come si dice, si è imbibito di questi profumi. E adesso lo andiamo a friggere. Che meraviglia! Farina, bene. Ecco, bello infarinato, la pellina la teniamo così vicina. Uovo. Pinza, lo giriamo un po' che così si prende bene l'uovo e voilà! È importante quando fate un fritto buono che non mettete tutti i pezzi insieme, perché la temperatura dell'olio non deve calare, altrimenti diventa tutto unto, invece così rimane bello croccante e la temperatura deve essere giusta perché altrimenti si brucia e non si cuoce. È uno spettacolo ragazzi, uno spettacolo! Beh, si è fritto, benissimo si è fritto, il coscetto trallalla, lo scoliamo trallalla, con l'aletta trallalla, il polletto eccolo qua, una e due. Molto 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 bene e una pioggerella di granellini che se si ficcano in qualche meandro a me non dispiacciono, ma se vi piace quello fino metteteci quello fino, a me piace questo molto molto bene. Con le dita, con le dita, se la regina Margherita se lo mangia con le dita, anche Giorgiolino lo mangia col ditino. Perfetto, guardate, la cottura è perfetta. Quella marinatura che abbiamo fatto prima gli dà un senso di freschezza, questi aromi, il limone, un goccetto di vino, la scorzetta di limone, delizioso. E poi, là. Questo è il pezzo del petto, che potrebbe risultare stoppaccioso, in realtà è di una morbidezza incredibile, cioè la frittura lo tiene tutto bello umido dentro, no? Trepidoso! Vive la regina Margherita che lo mangiava con le dita. Buon appetito!